campo dei miracoli. E un miracolo si può considerare l'omogeneità e la resistenza al tempo che caratterizza questo complesso urbanistico medievale tramandatoci dagli artisti pisani. Intorno alla piazza del Duomo corre il recinto marmoreo del Camposanto, creato secondo una leggenda dall'arcivescovo Ubaldo Lanfranchi con un carico di terra della Palestina e con le spoglie dei pisani caduti nella conquista del Santo Sepolcro. Intorno al prato fu eretto il quadriportico, sulle cui ampie pareti che recano i segni dei recenti danni della guerra si trovavano affreschi famosi, oggi in parte salvati, che dopo il restauro attendono di essere collocati nella loro antica sede. Si scorgono ancora sui muri i disegni tracciati dall'artista, che si sarebbero poi illuminati dei colori dell'affresco. Queste tracce graffite, rivelate dai danni subiti dagli affreschi stessi, sono le famose sinopie, un vero esemplare del disegno trecentesco. Le sinopie ci permettono inoltre di ricostruire l'opera pittorica nelle parti mancanti, come nel caso dell'affresco con la vita degli anacoreti della Tebaide, una traduzione in immagine del racconto di Fra Domenico Cavalca sulla vita dei Santi Padri. L'attribuzione di questo affresco costituisce per la critica un problema ancora non risolto. Francesco Traini è il nome più comunemente accettato, a cui si assegnano anche i grandiosi affreschi dello stesso ciclo. Ma questa attribuzione è discussa da alcuni studiosi, per cui di molte di queste opere pittoriche del Trecento pisano non si conosce l'autore. Gli affreschi lacunosi in più parti, malgrado il colore qualche volta risulti alterato dalla fiamma degli incendi, manifestano la loro vigoria narrativa come nelle storie dei santi Efisi e Potito, con cui si giunge quasi al confine del Trecento. Spinello Aretino in questo ciclo si affaccia a un più disteso e raffinato clima umanistico. Un altro frammento, per la freschezza del racconto, ci riporta nell'ambiente caratteristico del comune trecentesco. Si tratta delle storie di San Ranieri, patrono di Pisa, dipinte da Andrea da Firenze. Ma legato al ricordo del Camposanto pisano, resta particolarmente il ciclo dell'anonimo autore del Trionfo della Morte. La ricerca minuta del particolare unisce qui alla descrizione realistica dei personaggi, tutti contemporanei all'autore, la raffigurazione pittorica di una visione teologica. La sinopia ci prepara ancora all'affresco. Ricchi costumi, atteggiamenti diversi, episodi di varia natura fanno dell'affresco un realistico racconto visivo della vita medievale in cui è sempre presente il senso del peccato e della morte, il contrasto fra la vita terrena e l'aldilà. Diverso e composto secondo i canoni di una iconografia ormai consacrata è il giudizio universale. Nell'Empireo i gruppi dei beati. Gli eletti guardano estatici verso Cristo giudice e la Madonna. Peccatori terrorizzati atteggiano i volti alle più diverse reazioni dinanzi alla condanna che li ha colpiti.
le pareti del Camposanto riassumono la storia dell'umanità dalla Genesi, dipinta circa il 1390 da Piero di Puccio per invito dell'operaio Parasone Grasso. Tra gli affreschi con episodi evangelici, questa ascensione, che il Vasari attribuì al mitico Buffalmacco e il cui autore è rimasto anonimo. Con Venozzo Gozzoli ci viene incontro il mondo dell'umanesimo. La serie degli affreschi comprendeva varie storie bibliche, di cui questa rievoca la caduta di Gerico e l'episodio di Davide e Golia. Preziosa antologia pittorica, alla quale fa riscontro la ricca raccolta dei sarcofagi classici, esemplare decisivo alla formazione della scultura pisana. Nelle urne marmoree sono rappresentati gli antichi miti, la tragica storia di Fedra e Ippolito in un sarcofago del II secolo. Scene movimentate di caccia in cui le immagini si animano nel breve spazio di un rettangolo. Costumi di epoca classica in un sarcofago con coppie di figure incluse in edicole. Il commiato commosso di due sposi. Sono gli esempi cui si ispirò da vicino il grande innovatore del linguaggio plastico dell'età di mezzo, Nicola Pisano. I rapporti diretti fra le immagini dei sarcofagi e le opere di Nicola sono evidenti, ma quel che è notevole è soprattutto la penetrazione dello scultore nei canoni e nel clima spirituale dell'arte classica. Figlio Giovanni, che domina il campo della scultura fino al 300 e la cui scuola continua il suo insegnamento per quasi un secolo, animerà con drammatico dinamismo il messaggio di composto classicismo ereditato dal padre. Pisa si popolerà di opere che portano il nome del grande scultore e che attraverso l'elaborazione della sua scuola tramandano il segno del suo stile. Gli scultori escono dal loro dominio e collaborano con gli architetti la cui opera si ingentilisce nella raffinata decorazione marmorea. La Repubblica Pisana raggiungeva così il massimo splendore artistico nello stesso tempo in cui le sue leggi e le sue vittorie ne facevano una delle roccaforti più sicure dell'Occidente cristiano.